start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Coal Mining Simulator, un gioco di cui non so dirvi ancora il prezzo perché non è ancora uscito, ma ci avevamo fatto un annetto fa una live su un playtest dove si partiva direttamente in miniera e si faceva fondamentalmente una cosa. Adesso il gioco è completo e sono partito, adesso vi farò vedere pian piano, lo vediamo con molta calma quello che si può fare. È un sandbox, è un simulatore di miniere di carbone dove dovremo partire da il nulla, in pratica da pochi macchinari, fino ad arrivare ad essere i migliori produttori al mondo di carbone con i macchinari più avanzati, comprando le miniere più avanzate, riparando le macchine in caso di guasto e insomma il paradiso per chi come me ama tutti i tasti da premere, gli interruttori da attivare. Questo non è il menu, nel senso che io sono già, quello che vedete sotto non è uno sfondo qualsiasi, ma è lo sfondo della partita che sto giocando. E vi voglio far vedere perché partiamo fondamentalmente da dove eravamo rimasti con la live, nel senso che ho fatto il mining, ho scavato il carbone, l'ho depositato sul rullo, il rullo porta fuori la roba all'esterno della miniera, adesso si può uscire perché il gioco è completo, viene filtrato e viene buttato qua sotto. Adesso vi faccio vedere, vedete che sta operando. Tra l'altro io di là ho anche il mio pick up, che dovrebbe essere là in fondo, vedete che l'ho parcheggiato lì dietro, qua c'è un magazzino dove possiamo andare a, intanto lì lo lasciamo lavorare che ha quasi finito. Qua abbiamo quello che il tutorial mi ha fatto portare, c'è la cassetta degli attrezzi, una gomma di scorta, qua potremmo fare manutenzione, qua abbiamo la nostra auto. Diciamo che si cita diciamo il realismo del gioco a livello di fisica, ma a livello di guida non è assolutamente nulla di eccezionale, perché è il classico gioco dove si guida, si regola il carburante e finisce lì. Giriamo già la macchina, perché questa è la mappa di gioco dove si inizia, siamo in questa miniera qui, c'è una città dove si possono comprare degli oggetti e fare benzina, poi c'è una miniera, la Blackstone Mine, e poi la Riverwood Mine, ci sono tre miniere in totale. E adesso io qui non so che cosa siano questi edifici, se siano mai utilizzabili, non so nulla, ma vi faccio vedere. Adesso io dal tablet ho comprato, cioè ho accettato un incarico che è quello di vendere 150 kg di carbone. Infatti, accettando quell'incarico, un camion è già arrivato pronto a caricare e portarsi via il carico. Ora, questo è un mezzo mio, non so ancora guidarlo, quindi adesso lo faremo. Vedete che abbiamo la possibilità di appunto andare a guidare attivando i tasti, accendendo il macchinario e così via, un po' come facevamo già in Gold Rush. Allora si va qui, si accende il mezzo. Col tasto T cambiamo la visuale e dobbiamo andare a caricare questo poco carbone che abbiamo scavato. Ora, cucchiaio verso l'alto, cucchiaio verso il basso. Vedete che possiamo andare a... Tieni premuto per ripristinare Q ed E. Tengo premuto. Ma non me lo fa. Perché? Freno a mano, devo attivare. Così attivato no. Vediamo. Raccogli il carbone con l'escavatore. Vediamo un attimo se abbiamo... Ecco, vedete, con X c'è la modalità di scavo che va a farmi andare. Adesso funziona. Vedete che vado... Mannaggia. Ok. Prendo tutto senza eccessivi problemi. Ora dovrei togliere questa modalità di scavo qui e andare indietro e caricare il camioncino. Ok, dovremmo così esserci, dovremmo... Ok, rimetto quella modalità lì. Mamma mia, è veramente tosto. Tosto nel senso che è veloce come movimenti, quindi... Ok, scarichiamo il carbone. Ne abbiamo caricato 15 kg e dobbiamo andare avanti, quindi continuiamo. Ah, me l'ha già fatto?
No, no, non abbiamo finito un bel niente. Ah, me l'ha dato, me l'ha calcolato tutto come già scavato. Ah, mannaggia, peccato. Allora, adesso cerchiamo di capire. Sì, non c'è più nulla qua, quindi dobbiamo tornare giù probabilmente. Sì, 53%, quindi credo che non ci sia più nulla da poter fare. Dobbiamo tornare in miniera, quindi adesso vi faccio rivedere quello che si faceva, che avevamo fatto anche in live. Adesso qua svuotiamo, vediamo se c'è ancora dentro qualcosa. No, va bene, dai, torniamo con la mia visuale, tolgo questa modalità di controllo, spegniamo il mezzo perché poi consuma e scendiamo. Scendiamo in miniera e continuiamo il lavoro, perché dovremmo fare un altro carico ancora, quindi andare avanti. Di sotto poi ci sono tutta una serie di parcheggi in cui possiamo parcheggiare nuovi mezzi. Vi faccio vedere anche l'ufficio. Allora, ok, questa è la miniera, vedete i parcheggi. Qui c'è il generatore che avevamo connesso in live. Adesso è un'altra partita, però qua collegate, accendete, tirando su tutti gli indicatori, il rullo funziona, di là c'è lo scavatore. In live ci faceva fare anche nella demo che avevamo provato, anche con gli esplosivi che non eravamo riusciti. Questo qui è l'ufficio dove avete il tablet. Con il tablet potete vedere le missioni, questa è la missione del tutorial, i contratti, quelli che ho accettato, vedete devo vendere 150 kg. Cliccandolo vi viene, con la freccia viene messo qui e l'ordine è quello. Avete il negozio con i vari mezzi acquistabili, le notizie, non vabbè, contratti, lavoratori, continua a progredire nel gioco, ok. Sì, alla fine si parla di mezzi, si parla di contratti da fare e così via. Diciamo oggettini non ce ne sono, insomma, perché il gioco è, alla fine si scava il carbone e si completa le missioni e si aumenta, diciamo, la qualità. Poi sui lavoratori non so dirvi, perché in Gold Rush era abbastanza deludente come cosa, perché potevate solo avere dei bonus ma non vedevate fisicamente i lavoratori. Qua onestamente non lo so, però sono sicuro che chi di voi è attratto da questo gioco lo prenderà senza porsi troppe domande. Allora, intanto lì dentro vedete che c'è un'altra galleria anche di là. Adesso vediamo se abbiamo già scavato abbastanza questa, se l'abbiamo finita o meno. Io adesso mi posiziono esattamente dietro questo, vado nella telecamera principale, dovrei mettermi nel punto esatto, però non me lo lascia fare. Devo andare avanti perché non me lo lascia fare, non vorrei essere già incappato in un bug. Vediamo, perché questo qua praticamente è il mezzo. Qua possiamo addirittura andare anche a ripararlo qualora ci fossero dei problemi, non questo ma questo. Qua c'è l'interazione e se andate a vedere su Steam ci sono le immagini di come è riparato, cioè c'è proprio il motore, svitate le viti, cambiate le parti rotte. Allora qua accendiamo, adesso dovrebbe farmi connettere il mezzo dietro, credo, spero, perché devo piazzarmi dietro con la C. Ah no, qua devo collegare. Boh, non me lo fa. Vabbè, scendo. Tecnicamente dovrebbe connettermi il mezzo. Vabbè, intanto attiviamo
Ok, ora possiamo connettere le macchine. Ok, abbiamo risolto il problema. Ok, ho acceso il macchinario. Vedete che qua si è creato. Ok, era un problema mio. Mi metto giusto giusto dietro, in modo da poter caricare. Temevo il bug, invece il bug non c'era. Ok, ci collego. Ok, adesso a questo punto posso muovermi liberamente. Ovviamente è una semplificazione, perché non avendo un altro giocatore, un altro compagno che mi segue, io ovunque io mi muova qua dentro il raccolto viene buttato direttamente sul cassone. Devo scavare tantissimo qua, muovendomi così, perché voglio riempire al 100% il cassone. Siamo al 30%. Arriveremo poi alla fine anche a una roccia più dura e dovremo evitare, cioè dovremo buttarla giù con l'esplosivo. Dovrebbe anche simulare un po' i pericoli che ci sono nella miniera, quindi mettere in sicurezza le varie zone, a quello che credo, eh. Poi sicuramente non si scava con così poca difficoltà, quello sicuramente. Mi domando solo come faremo a fare carburante a questi mezzi ultra pesanti, portarli in città, assolutamente impensabile. Comunque adesso riempiamo il tutto 100%, perfetto. Quindi io adesso smetto questo. Io direi di... non posso spegnerla, ma vabbè, me lo calcolerò lo stesso. Disconnetto il mio mezzo, che intanto era rimasto là, ma vedete com'è bello pieno adesso. Lo disconnetto dalla zona. Disconnetti. Vado in questa modalità, che mi è un po' più semplice, cercando di non ribaltarmi. E ci posizioniamo esattamente dietro il rullo. Piano, 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 piano. Dietro il rullo. Parcheggiati esattamente dritti. Connettiamo il nostro mezzo al rullo. E poi scarichiamo. Lo scarico va direttamente fuori. Bisogna essere dritti, perfettamente dritti. Se no il rettangolo non diventa verde. Diventa solo arancione, vedete adesso è verde. Collegaci, torno all'interno e tiro la leva. Adesso scarica tutto, ripristino quello che c'è e spengo il motore. Scendiamo e andiamo su. Ok, intanto, adesso non so se poi la miniera funziona esattamente così, però si torna indietro. Ok, ha voluto salvare due volte. Torniamo su. E praticamente il materiale arriverà al setaccio. Lo chiamo setaccio, però. Eccolo che arriva. Non si può saltare, così ci evita spiacevoli fine tragiche. Arriva, setaccia e butta giù. Ora ci rimettiamo all'opera. A me fa impazzire questa cosa dell'accendere tutto. Mi manda un po' fuori la modalità di scavo, perché non mi ci trovo mai molto. Stop. Vado giù. Scavo. X. Beh, mi metto in sta modalità qui, mamma mia. X, scavo, vado, gira. No, no, X, vado avanti, ok, X, tac, apri, butta giù. 60. No, siamo ancora ben lontani dalla percentuale. Tra l'altro sto andando al contrario.
Però vabbè. E ci vorrà un po' qua per scavare tutto. Adesso vi lascerò magari un attimo in attesa, ma ci vorrà un attimo. Che non scava niente. Perché devo probabilmente capire qualcosa che adesso è diminuito. X, vado avanti. Non so perché sobbalzi così, ma vabbè. Gira, vai giù. No. No. Proprio avanti. Ok, così. 80, 93. Ok, ritorna alla miniera e continua il tuo lavoro. Premi sulle porte per entrare. Perfetto. Lì abbiamo concluso tutto. Tolgo la modalità così e spengo. Ora abbiamo completato il contratto, quindi adesso torniamo in miniera e vediamo che cosa ci fa fare. Poi volevo tornare magari un attimino anche a farvi vedere la città. Le altre miniere invece sono chiuse, hanno delle sbarre davanti alle porte, quindi le potremo magari prendere in futuro, non lo so. Poi ovvio non è il gioco più vario del mondo, perché si parla di scavare carbone e basta. Continuo a trovare più intrigante giochi come Gold Rush per il fatto dei cablaggi, che uno cerca di ottimizzare al meglio i suoi impianti, però col fatto di dover riparare le macchine, di dover ottimizzare e aumentare la produzione, può essere molto interessante comunque anche questo titolo. Allora, contratti, il contratto completo, e mi piglio una barca di soldi, 15.000 ho preso. Ottimo, cosa mi dice il tutorial? Premi tab per passare alla vista della gestione della miniera. Ok, questo è molto interessante perché premi su una roccia estratta e seleziona l'opzione per posizionare una galleria in quel punto. Tradotto un po' così per quanto riguarda le alcuni termini, comunque io seleziono questo. Allora, sulla roccia estratta seleziono l'opzione per posizionare la galleria in quel punto, quindi ripara illuminazione, posiziona il telefono minerario, posto crocevia, posiziona il tunnel in basso, posiziona il tunnel in alto. È molto bello questo, però questa è la miniera, continua a progredire nel gioco. Ok, no, qui continua a progredire nel gioco, continua a progredire nel gioco e continua a progredire nel gioco. Non me lo fa fare, me lo fa fare solo qua, solo lì. Posiziona la galleria in quel punto. Tunnel alto, tunnel basso. Oh. Tunnel alto, ok. Premi il punto interrogativo per controllare il contenuto della roccia. Ah, bello. Come c'era in Gold Rush anche questa cosa con carbone fossile, antracite e shungite. Premi il punto interrogativo, ok, e esci dalla vista con tab. Ok, abbiamo scavato una nuova galleria. Cioè abbiamo aperto nuove prospettive, interessanti prospettive per il futuro, credo. Estrai più carbone per acquistare una trivella. Io adesso interrompo qua, nel senso che lo scavo, vabbè. Però vediamo i mezzi. Trivella mineraria. Questa è un po' meglio dell'altra. Questa è un continuous miner. Caricatore, questo ce l'abbiamo. No, non ce l'abbiamo proprio così. Fresa d'attacco puntuale, sembrano quelle per fare l'asfalto, però quella che stiamo usando adesso. Veicolo da trasporto, e abbiamo il veicolo da trasporto, un altro ancora. Non sono tantissimi mezzi se sono tutti questi soltanto. Le missioni, quelle che stiamo facendo, contratti, vedete, vendi 200 kg di sungite e tutte quelle cose lì. Al momento abbiamo 60 kg di sungite, niente. Laboratori non ce ne sono ancora, bisognerà andare avanti, ci andrò avanti, ma intanto adesso vi porto in città in modo da farvi vedere anche due cose extra. Ovviamente bisogna stare lì a vedere i modelli di guida dei mezzi, né il fatto che non ci siano altri mezzi che viaggiano. Perché succedeva anche in Gold Rush, io continuo a confrontarlo con quello perché me lo rievoca in qualche modo.
Adesso si va di qua. Vedete che ci sono le sbarre. E si torna indietro. Si va nella Big City. Poi vedete, in realtà un minimo di fisica c'è perché se curvate tanto sbandate. Avevo pensato all'inizio che il veicolo fosse ancorato a terra, in realtà se prendete degli avvallamenti vi potete anche ribaltare, e poi dovrebbe esserci il tasto Z per ripristinare la posizione. Però questo è, questa è la città, non ha praticamente niente a livello di interattività se non la Benz, quindi voi potete parcheggiarvi qui, scendere, prendete la pompa di benzina, la pistola e fate la benzina qua, la mettete qui e la fate. Al momento non me la fa fare perché sono lontano, comunque ve la fa posizionare, andate lì e fine. Poi riaccendiamo la macchina, c'è il negozio qui. Poi dovrebbe essere la versione finale del gioco, però si fa sempre in tempo aggiungere la roba. Vediamo intanto cosa vendono qua al negozio, perché prima vi ho detto non ci sono oggettini, così almeno io non ne ho visti all'inizio del tutorial, non mi consentiva di non so se vendano questo affare qui o meno. Siamo ancora sotto tutorial, quindi vedo che c'è un generatore, sicuramente servirà qualcosa, la pompa del, questo più che acqua penso sia per il carburante. Qua abbiamo un generatore mobile, una camera di sicurezza. Cosa serve? Qua abbiamo altre cose che non sono acquistabili, credo, il dinamite al momento, la canna da pesca. Questi erano acquistabili prima, quindi penso sia tutta roba acquistabile. Bisogna superare questo scoglio, diciamo, del tutorial, e quello me lo gioco con calma e saprò tornare da voi magari con qualche dettaglio in più riguardo al gioco. Non so quando esce perché non c'è nemmeno una data di uscita, quindi non so dirvelo. E intanto so che ho lasciato la macchina accesa, quindi adesso me ne torno in miniera e continuo con quello che mi aveva detto di fare il tutorial. Ragazzi, io intanto vi lascio qui. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se volete continuarlo magari, qualche video extra o una live addirittura una sera. E con questo vi saluto, alla prossima e ciao ciao!